Pastore Giacomo, è piaciuta. Insomma, io sono orgoglioso di voi. Cioè, la gente fuori può dire tutto quello che vuole, ma io sono orgoglioso di voi. Non mi interessa quello che pensano gli altri. A me interessa il frutto, quello che noi mostriamo. Ci siamo, ragazzi? Attentiamo. Quello, me l'ho fatto io i complimenti al computer. Cioè, l'ho fatto a tutti, tranne al computer. E si è offeso. Bene, allora, vogliamo, come dire, continuare il nostro studio sull'evangelizzazione. Ok, grazie a Nico Romano. E evangelizzazione quarta parte. Abbiamo un sottotitolo: La potenza del messaggio che predichiamo. Ci abbiamo mai pensato su questo? Quando noi evangelizziamo, noi predichiamo un messaggio che ha potenza. Infatti, Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 1, verso 16, dice così: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Poi, sapete perché Paolo dice del giudeo prima e poi del greco? Significa per tutti. È potenza e salvezza per tutti. Allora la domanda che ci dobbiamo porre questa sera è: io mi vergogno del Vangelo? Perché il Vangelo è potenza. Allora, che cosa è potenza? Le tue parole o il Vangelo? Predica il Vangelo allora. Quando tu non vedi risultati, a volte, non è sempre così, è perché non stai predicando il Vangelo, stai predicando le tue storielle, stai prendendo delle cose così. E una delle tante cose che si predica è: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, che non c'entra niente in un'evangelizzazione. Ok? Quindi si predica il Vangelo, cioè la vita di Gesù. Amen? Il messaggio del Vangelo e della buona novella è il messaggio, ascolta bene, Chiesa, ed è l'unico messaggio che distrugge i ragionamenti umani. Tu vuoi distruggere un ragionamento umano? Predica il Vangelo. Cosa dice il ragionamento umano? Occhio per occhio, dente per dente. Il Vangelo cosa dice? Ama i tuoi nemici. Boh, te li smonta tutti. Il Vangelo annienta la sapienza del mondo. Questo è per Giulia. Il Vangelo annienta le filosofie, le brucia proprio, le ideologie. Vi dirò di più, il Vangelo annienta tutte le religioni, tutte, tutte. In Prima Corinzi capitolo 1 verso 21, sempre Paolo dice: poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza. Tu non hai conosciuto Dio per la tua sapienza. Ecco perché io molto spesso dico: non ti sforzare di conoscere Dio con la testa, perché non lo conoscerai mai. Dio non è questo qui, questo qui, questo qui. Poi continua Paolo, dice: è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti come? Con la pazzia della predicazione. Vogliamo essere, come dire, certi che il Vangelo è pazzia? Cioè, tu non puoi andare nel mondo a dire ad una persona che si sta litigando: ama i tuoi nemici. Quello ti risponde in ebraico e dice: Awe, ma da dove vieni? È pazzia. E allora andiamo a scoprire qual è il messaggio del Vangelo. L'importanza dell'evangelizzazione è evidenziata innanzitutto da un aspetto molto importante, che è un aspetto quantitativo, cioè tutti e quattro i Vangeli riportano un unico comandamento: quale? Vai e predica il Vangelo. Inoltre, anche il libro degli Atti degli Apostoli riprende questo tema, non solo lo riprende, ma lo sviluppa, lo amplia e gli dà potenza. Abbinando che cosa? Cosa abbina in più Luca negli Atti degli Apostoli, già all'andare all'annunciare il Vangelo? Gesù dice: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto sarà salvato, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, ok. Ma negli Atti degli Apostoli Luca aggiunge un elemento fondamentale in più che è necessario per noi che evangelizziamo. Vediamo chi lo sa. Bravissimi, il battesimo dello Spirito Santo è un qualcosa di necessario. Un secondo
messaggio importante è che l'importanza dell'evangelizzazione è evidenziata anche da un aspetto, come dire, contenutistico. Mi spiego meglio. Cioè, i temi dottrinali che Gesù presenta non si possono separare nei quattro Vangeli, è sempre quello. E l'annuncio del Vangelo deve essere dottrinale, mi spiego meglio, di nulla mancante. E qua vi faccio capire. Il Vangelo va predicato tutto. Quando predichiamo il Vangelo, non dobbiamo aver timore di dire che il peccatore va all'inferno, perché fa parte del messaggio. Non dobbiamo aver paura di dire che ti devi ravvedere. Ehi, vuoi capire che ti devi ravvedere? Va detto, vuoi capire che ti devi ravvedere? Vuoi capire che ti devi ravvedere? Va detto. Certe volte noi abbiamo paura di dire questo. Sai, e pi si offende. Pipì, nanà. Pipì, nanà, diciamo a Bari. Cioè, problemi suoi. Il Vangelo va detto tutto. Perché è nel tutto che c'è la potenza. Amen. Seconda Giovanni, versetti 9 e 10, dice: chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Avete visto, Chiesa? E chi rimane nella dottrina? Ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Il Vangelo va predicato tutto. Per com'è? Ragazzi, se la persona si offende, no? Io certe volte gli rispondo e dico: senti, non ti offendere, è scritto così. Cioè, non è un mio pensiero. È il pensiero di Dio. Se c'è qualcosa che non va, vai da Lui. È l'occasione giusta per farlo incontrare. Arrabbiati con Lui, gli dico. Funziona? Vi stanno arricchendo queste lezioni sull'evangelismo? Cioè, state avendo un'idea più chiara di come muovervi? Perché fra un po' inizierete a lavorare. Altrimenti che li sto facendo a fare? Giusto così, per far vedere che conosco come si evangelizza. L'importanza dell'evangelizzazione è evidenziata infine da un aspetto normativo. Mi spiego meglio. Il Signore Gesù ordina ai suoi di andare. Gesù non dice: senti, io mo parlo con Vittoriana che gli piace evangelizzare. Senti Vittoriana, se vuoi andare, se ti piace, se c'hai tempo libero. Il Signore dice a Vittoriana: vai. E non solo a Vittoriana, a tutti noi. Devi andare. Quindi è un aspetto ordinativo. Non dice normativo, comando, imperativo. Non dice se vuoi, se ti piace. Senti, se per caso ti piace evangelizzare, fallo. No, vai. Perché poi ne darai conto. Il che vuol dire che il credente e la comunità non scelgono di evangelizzare, ma ubbidiscono per evangelizzare. Tu devi ubbidire e evangelizzare. Non è una scelta evangelizzare, è un'ubbidienza. È un'ubbidienza, mo siete responsabili. È un'ubbidienza. Ascolta bene, Chiesa, dì alla persona che è accanto a te, così facciamo un culto interattivo come sempre siamo abituati a fare. Non sono le tue parole che servono? Non sono i tuoi pensieri che funzionano? Ma è il Vangelo che ha potenza. È la predicazione del Vangelo che è accompagnata dalla potenza. Non ti devi inventare un messaggio. Ma vediamo. Come glielo devo dire? No, il messaggio è quello. E glielo devi dire papale papale.
di nulla mancante. Gli presenti un uomo, gli presenti un'opera, gli presenti cosa Gesù ha fatto per noi e cosa noi dobbiamo fare per piacere a Lui e andare in paradiso. Li dobbiamo porre di fronte al fatto che l'inferno esiste, che Satana, non me lo nominare, ehi, si chiama così, se non ti piace il suo nome non glielo puoi cambiare, si chiama così, ok? Perché molte persone le dicono, senti, ma Satana, non me lo nominare, quello là, e allora lo vogliamo chiamare diavolo? No, lo vogliamo chiamare Belzebù? C'ha 3000 nomi, quale ti piace? Lo vuoi chiamare nemico? Come lo vuoi chiamare? Lo vuoi chiamare caprone? È il suo nome. Forse è bello Lucifero. Come? Nemico. La gente ha paura del suo nome e non sa che deve aver paura di quello che gli sta combinando nella vita. È il suo nome. Non è un nome che fa paura. Certe volte ci preoccupiamo come se non abbiamo mai fatto abbastanza, è vero? Quando noi evangelizziamo una persona ci fermiamo e diciamo forse non ho predicato abbastanza, forse non sono stato convincente abbastanza. Come se una vocina ci dovesse dire potevi fare di più, ma quella è la maestra, è la professoressa. È come se, sai, quella voce dice, ti rispondo. Rilassati, perché è sufficiente la parola di Dio e ti voglio ricordare che solo essa è potenza e solo essa opera efficacemente nei cuori dei credenti. Se tu hai predicato il Vangelo, hai fatto tutto. Quindi se viene quella vocina che ti dice non hai fatto abbastanza, cacciala, perché la predicazione del Vangelo è tutto. So che adesso molte persone hanno fatto... È vero? In Prima Tessalonicesi 2, verso 13, sempre l'Apostolo Paolo ci scrive così: per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio. Guarda cosa dice adesso. Perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, cosa dice Paolo? Quando io ti ho parlato di Dio, io non ti ho parlato del segreto, o non ti ho parlato della Lazio che sta per vendere Milinkovic-Savic, io ti ho parlato della predicazione di Dio. Questo dice Paolo. Vedete Paolo come rimane nel messaggio? Voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Quindi non è la tua predicazione che deve essere sufficiente, e quindi come il senso che non ti basti mai. La parola di Dio opera efficacemente nei cuori che credono. Stop. Cioè è il messaggio che funziona, non è quello che tu dici. È il Vangelo. Un altro aspetto è che a volte ci preoccupiamo di predicare il Vangelo, pensiamo noi, ancora gli fa male. Io mi ricordo alcune volte di persone che si preoccupavano a dirgli che avevano problemi demoniaci. Ma scusa, il dottore si preoccupa di dire che una persona c'ha il cancro? E allora, perché il dottore no, fa una diagnosi e dice guarda, mi spiace, sono addolorato, sono rattristato, ma è un problema di cancro. Perché se il dottore non dovesse dire che c'è il cancro quella persona, non li sta volendo bene. Anzi, dice, guarda, c'è il cancro, diamoci da fare. E lo stesso siamo noi credenti, Claudia. Guarda che c'è un problema demoniaco, diamoci da fare. Ti sto amando. Non me lo nominare, quello là. A volte ci preoccupiamo ancora, predicando il Vangelo, li creiamo, e senti, non li parlare del Signore. No, perché sai, poi quella incomincia, accende lo scaldabagno e si crea indigestione in quella persona. Pipì, nanà. Io ho uno Spirito Santo dentro che non posso frenarlo, devo parlare. Se non parlo, si dice a Bari, se non parlo scatto. Quindi impariamo a parlare. La signora esploderà, non accetterà, diventerà rossa come un pallone? Non preoccupatevi, quella parola di Dio opererà efficacemente nel suo cuore a tempo opportuno. Tu sii fedele, scrollati la polvere di dosso e vai a casa.
sii fedele e ubbidiente a quel comandamento. Va e predica il Vangelo. A volte ci preoccupiamo e quindi preferiamo predicare la parte edulcorata. Sai, non dire così, Gesù ti ama, Gesù è morto per te. Che è vero, è vero. Quanti di voi, sapete, io potrei fare delle prediche edulcorate che vi terrei con il sorriso tutti i giovedì e tutte le domeniche, perché ho paura ancora dovessi dire qualcosa e poi tu ti offendi e te ne vai. E quindi predico l'edulcorato e sto tranquillo. No, io non predico solo l'edulcorato. Il momento dell'edulcorato c'è, ma c'è anche il momento del cacao amaro. Hai bisogno di tutte e due le cose. Se il Signore l'ha messo nella Bibbia, se il Signore ha messo nelle scritture certe cose, perché la Bibbia funziona tutta com'è, non quello che ci piace. Tutta la Bibbia deve funzionare. E invece noi ci pentiamo solo quello, no? Tipo come un pastore che conosco io, no? Che non gli piacciono i piselli. Allora si mangia la pasta e lascia i piselli. Sono io quello. Non è così. Il piatto è pasta e piselli, va mangiato tutto. Quindi non predichiamo solo la parte edulcorata del Vangelo. E magari quella meno dolce la lasciamo predicare sempre a Claudio e Nico, che poi sono sempre loro i problemi, sempre loro che hanno ammazzate. Se il pastore e Claudia vi predicano a volte delle cose che vi fanno del male, ringraziate il cielo che non abbiamo peli sulla lingua, perché è Bibbia. Non è perché lo facciamo perché è così, perché ci divertiamo. Il Vangelo va predicato tutto, con franchezza e nella sua pienezza. E lo vediamo, Atti 20, lo dice Luca. Dice: perché non mi sono tirato indietro nell'annunciarvi, cosa dice, tutto il consiglio di Dio. La Bibbia è tutto il consiglio di Dio. Ti faccio una domanda: se a primo impatto alcune predicazioni possono recarti tristezza, in realtà è un qualcosa di buono per te. Può mai il Signore metterci in una Bibbia qualcosa che ci fa male? Quindi tutto quello che è scritto nelle scritture è il consiglio di Dio, e il consiglio di Dio è cosa buona per noi. È la nostra posizione in cui ci troviamo che ci permette di dire mi fa male, non fa male. Perché se io dovessi dire, non me ne volere, tu non ce l'ho con te, non fumare, a una persona che non fuma gli scivola, ma una persona che fuma fa così, ma è la potenza del messaggio e deve fare questo, deve suscitare questo. Poi arriverà un giorno che quel messaggio lavorerà e dirà, quando il pastore predicherà, no, non fumare, mo grazie a Dio non mi appartiene più. Vedi come non ti fa più male? Prendiamo il caso di Michele. 20 giorni fa, se io dicevo tu devi smettere di fumare, quella parola gli urtava, è vero o no? Se te la dica adesso, ti scivola. Vedete come lo stesso messaggio dipende dalla nostra situazione. Se è buono o non è buono, se è edulcorato o non è edulcorato. Che tu sei a posto con Dio, qualsiasi cosa che uno predica, tu sei a posto con Dio. Ma non ti troverai mai in quella posizione, perché lasciati sempre scrutare. Stiamo sempre in una posizione, Signore, se c'è qualcosa che non va, toglila, perché per una carta di pepe non voglio rovinare la minestra. Ma quando evangelizziamo, domanda, cosa presentiamo? O chi presentiamo? Sai, ti racconto una storia di un eunuco, ti racconto una storia di Mosè, sì, vabbè, l'ho visto il film, ti racconto la storia dell'arca di Noè, l'ho visto anche quello nuovo, che tra l'altro non è nemmeno affine ai testi sacri, ti racconto la storia di Paolo, sai Paolo, chi stai presentando? Predichiamo solamente Cristo crocifisso, e quello è il messaggio. La potenza sta lì, la potenza non sta nella storia di Paolo, seppur è una grande storia, ma la potenza sta nel Cristo crocifisso e risorto il terzo giorno, e nient'altro, è nella resurrezione che sta la potenza. Non serve aggiungere altro. Non serve nemmeno mostrarsi bravi predicatori. Dì alla persona accanto a te, quando evangelizzi? Evangelizzi. Il culto?
si fa in chiesa. E molto spesso vogliamo evangelizzare una persona, gli facciamo un culto. No, l'evangelizzazione è un piccolo messaggio. Io conosco tanti evangelisti che se ti beccano sotto, prima di 2 ore non ti lasciano. E te ne esci sfinito così. E certe volte gli vuoi dire: senti fratello, grazie per queste tue belle parole, ma mi hanno già evangelizzato, sono credente, sai? Dio santo, stanno sempre evangelizzare. Senti, ci sono tante persone che non hanno sentito parlare di Gesù, vai a quel, ti prego. Mi hanno già evangelizzato, grazie a Dio, 15 anni fa. Piuttosto dammi delle rivelazioni che io non ho, per non mi venire a parlare che Gesù è morto per me, perché lo so, grazie. Ok, quindi quando evangelizziamo, non facciamo i culti alle persone, portiamo il messaggio di Gesù Cristo crocifisso e risorto. Quindi non ci dobbiamo mostrare dei bravi predicatori o dei bravi oratori o gente che ha studiato le scritture. Sai, molto spesso noi vediamo le persone che non conoscono la Bibbia e vogliamo farci vedere che io la Bibbia la so. Io la so la Bibbia. I testimoni di Geova sfruttano questo, sfruttano la mancanza di conoscenza per entrare. No, non serve, noi non usiamo queste tattiche. Io non devo far vedere che conosco la Bibbia, io devo parlarti di Gesù e basta. La Bibbia, la conoscenza della Bibbia serve a te e basta. E a me importa conoscere la Bibbia. Alla persona che non conosce Dio, parla di Gesù. Poi vedrai anche di che cosa gli dovrai parlare. Ma non mostrare, non ti far vedere che sei maestro. Non siate, dice Giacomo, in molti a fare da maestri, perché di maestri ve ne è uno solo. Non facciamo i maestri quando siamo fuori. Sai, mai fatto teologia? No, vado alla chiesa a fiumi di acqua via. Ma bello, studi la Bibbia lì. Caccia, vieni. Vieni, si studia la Bibbia. Ma qui non si studia la Bibbia. Qui veniamo per mettere in pratica la Bibbia. Perché tu conosci la Bibbia, non serve a niente. Anche alla facoltà anche la facoltà di teologia si studia la Bibbia, che c'entra? Anche nelle altre comunità fanno la lezione divina e si studia la Bibbia. Ci sono anche corsi biblici, tu puoi anche pagare e fare corsi biblici, ma tu vieni in chiesa perché devi mettere in pratica quello che è scritto nella Bibbia, non solo studiarlo. Vero? Amen? Quindi non serve far vedere che conosciamo le scritture, che siamo maestri, ma il predicatore obbediente, il predicatore ordinato, è quel predicatore che parla di Gesù Cristo, parla di un uomo, parla di un'opera, parla di un uomo e parla di un'opera e va via. Mordi e fuggi, la chiamo io. 1 minuto, 2 minuti, via. Via. Perché appena tu stai oltre i 2 minuti, la prima cosa che ti chiederanno sai qual è? E che differenza c'è tra me e te? E perché in questo? E perché in quest'altro? Predica il messaggio di Cristo e basta. E vai via. Prima Corinzi. Ma il microfono funziona? Prima Corinzi 1, 22, 23 dice: i giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma Paolo dice: ma noi, per i giudei è scandalo e per gli stranieri. Vogliamo capire chi sono i giudei e chi sono i greci? I greci lo sa Giulia, chi sono i greci? Quelli che vogliono, i filosofi, quelli che vogliono capire tutto con la mente. E i giudei chi sono? I religiosi, quelli che vanno in chiesa solo per vedere le opere, i miracoli e basta. Ma noi predichiamo Cristo, è quello il messaggio. Cristo crocifisso, che pazzia. E quindi presentiamo un uomo che è Cristo, ma presentiamo un'opera. Quale opera? Mozart?
Prima Corinzi 15:1-4. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale siete stati anche salvi, mediante il quale siete salvati, purché lo ritorniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io. Guarda adesso, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito e che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Questa è l'opera. Gesù nato, morto e risorto. Come io ve lo sto insegnando, così portatelo. Non aggiungete nient'altro. Non aggiungete nient'altro. In questa prima parte proponiamo un uomo che si è lasciato crocifiggere. E dall'altra parte un'opera. Qual è l'opera? La croce. E la croce non è semplicemente un simbolo da appendere ai muri, come ce l'abbiamo noi, che è un simbolo, rimane lì, una simbologia. Un simbolo da portare come monili ai bracciali, collane, orecchini, o dietro la macchina. La croce è la più grande opera che il mondo abbia mai visto. Ed entrambi vanno annunciati. Tu devi annunciare l'uomo, cioè Cristo, e l'opera che è la croce. Tutte e due le devi annunciare. E il credente evangelizza semplicemente ed unicamente per la salvezza delle anime e non per avere altri scopi. Se tu stai evangelizzando per portare la persona in chiesa, hai perso l'obiettivo. Pastore, no, tu devi evangelizzare per la salvezza dell'anima. Che poi venga in chiesa è un altro discorso. Perché se tu esci a evangelizzare per portare persone in chiesa, per fare numero, hai sbagliato missione. Gesù non ti ha detto vai in tutto il mondo e riempi le chiese. Ha detto vai in tutto il mondo e predica il mio messaggio per la salvezza delle anime. Dove vorrà andare in chiesa quella persona? È un suo problema. Se poi ti dirà dov'è la tua chiesa, tu gli dici prego via Ungaretti 11, via Ungaretti 17, 19. E molti dicono ma 17, vabbè apriamo la 19, non ti preoccupare. Proverbi 11:30. Il frutto del giusto è un albero di vita. Ascolta bene adesso, chiesa. Salomone grandioso dice: il saggio attira a sé le persone. Fantastico, non fa niente, ogni tanto un po' di colore. La tua evangelizzazione non deve vertere a portare gente in chiesa o a nutrire il tuo ventre o per riempire locali o per dimostrare di avere la più grande chiesa del mondo, per avere una grande platea che ti applaude ogni domenica. Tu evangelizzi solamente semplicemente per salvare il più anime possibili e strapparle al regno delle tenebre e portarle nel regno della luce. Perché la scrittura dice che ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede, non per un solo uomo che entra in chiesa. Che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvenimento. E poi più avanti lo ripete ancora, dice vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Quindi la missione è portare peccatori a ravvedersi, non portare peccatori in chiesa. Perché chi converte non è una chiesa, ma è lo Spirito Santo che parla e convince di peccato. Non abbiamo bisogno di grandi platee per sentirsi dire la domenica amen, ma abbiamo bisogno di grandi platee di santi timorati di Dio che amano Dio. Pochi ma buoni. Non è, come ho sempre detto, chi mi conosce dal primo giorno che abbiamo aperto questa bella comunità, io ho sempre detto non sto lavorando per la qualità, per la quantità, ma sto lavorando per la qualità.
preferisco una chiesa piccola ma qualitativa che non una grande platea che salta l'uomo ogni domenica. Non so che farmene. Amen. Grazie Claudia. Dio desidera che noi evangelizziamo sfruttando le occasioni. E dobbiamo essere disposti e pronti verso ogni creatura. Dobbiamo essere disposti e pronti verso ogni creatura. Lo devo ripetere? Ogni creatura, seguendo le sue direttive. I calci di rigore che ogni giorno Dio ci concede, dobbiamo tirarli. Tutti. Tutti. Ogni giorno Dio ci dà una possibilità di tirare un calcio di rigore. Dobbiamo tirarli. Non sto dicendo che dobbiamo fare gol, ma almeno tiriamoli. Senza tirarci indietro per vergogna, paura, giudizio, timore. Tirare il calcio di rigore è comportarsi da saggi. Il saggio attira a sé le persone. Quando tu tiri un calcio di rigore ti stai dimostrando di essere saggio. Quindi se hai paura di tirare il calcio di rigore, calcia via la paura. Ricordati, Paolo ha detto: io non mi vergogno del Vangelo. Io vado a tirare quel calcio di rigore. Se faccio gol, faccio gol, però lo tiro. Chiaro fin qua? Colossesi 4:5 dice: comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Recuperando il tempo. Molto spesso noi perdiamo del tempo. Quante volte abbiamo persone di fronte, ma dai, domani, se la vedo la prossima volta gli parlo. Quante volte è successo? Ehi, ma tutte le volte che vedo quella persona mi fa una cosa qui, ma è come se qualcosa mi blocca. Non ti far bloccare, vai. Quante volte è successo? Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo. Lasciamo che sia Lui stesso a condurci durante il dialogo evangelistico. Vado chiudendo. Perché il credente evangelizza? Per amore. Il credente evangelizza per amore di Dio. 1-0 per Fabio. Egli ama il Signore che ha fatto grandi cose per la sua salvezza. Tu evangelizzi l'altro perché ami Dio che ha fatto grandi cose per te. Ti basta come motivo? Vogliamo vedere la storia dell'indemoniato di Gerasa? Marco 5. Gesù non glielo permise, ma gli disse: va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte, come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti si meravigliavano. Tu evangelizzi per amore che hai nei confronti di Dio, perché Dio ha fatto meraviglie nella tua vita. Vai fuori, le racconti e la gente si meraviglierà. Questo è testimonianza. Prima di parlare da credente, devi essere davvero credente. Pastore, se in primis tu stesso non credi, non sarai credibile quando evangelizzerai. Tu non puoi convincere, tra virgolette, una persona se tu stesso non credi in quella cosa. Le tue azioni e la tua vita devono testimoniare in maniera vivente, reale, che quello che stai predicando sia accaduto prima in te. Dobbiamo dimostrare la nuova vita in Cristo. Dobbiamo dimostrare la nuova vita in Cristo. Altrimenti appariremo come impostori, pagliacci, falsi profeti. Sai, Gesù è morto per te. Sì? È per te, no? Prima di parlare di Gesù agli altri,
impariamo. No, io prendo la sigaretta perché non ce l'ho con nessuno, per carità di Dio. Sono un ex fumatore pure io. Ma è la cosa più comune. È la cosa che posso fare anche in diretta, perché le altre cose non le posso fare. Sono peccati che non posso fare. Meglio la sigaretta, quindi non ce l'ho con nessuno. Per carità. Le tue azioni abbiamo detto, no, ok. Poi il credente evangelizza per amore, bene, ma c'è ancora altri punti, no? Il credente evangelizza perché? Per ubbidienza, lo vediamo, poi? Servizio, l'abbiamo già detto, il credente evangelizza perché vede la necessità degli altri. Esso non deve farsi sopraffare da superficialità, pigrizia, indifferenza, orgoglio. Non essere egoista. Preoccupati del tuo prossimo e dai la stessa tua possibilità agli altri. Perché chi ti ha evangelizzato non è stato egoista, ma ha guardato le tue necessità e non si è vergognato, è venuto e ti ha parlato. Pensaci. Chi ti ha evangelizzato non è stato egoista, si è preoccupato di te. Chi ti ha evangelizzato ha sentito i tuoi dolori. Chi ti ha evangelizzato ha messo da parte le sue cose per venire da te e parlarti. Chi ti ha evangelizzato si è impegnato a pregare per te. Vuoi sapere cosa ti dice Gesù adesso? Va e fa lo stesso. Quindi evangelizzare significa anche vedere la necessità che altri hanno. Ma evangelizzare, il credente evangelizza perché tu devi evangelizzare, perché tu sei un testimone di Cristo e non puoi tirarti indietro. Quindi se sei un testimone di Cristo sei fedele, sei attendibile, sei degno, nonché sobrio e sei potente. E voglio incoraggiarti questa sera. Sei fedele perché non devi mostrarti un uomo di successo e pieno di sé, ma piuttosto devi essere un uomo obbediente e fedele a Dio. Noè non era popolare e non ebbe un gran seguito, ma fu fedele. Non era un uomo popolare Noè, e dopo il diluvio Noè è finito lì, eppure fu obbediente. E che obbedienza! In 1 Corinzi 4, i primi due versi, dice: così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Tu devi essere fedele. Quindi vai all'anagrafe e cambia il nome domani. Non sei più, sei fedele. B, devi essere attendibile. Quello che predichi deve essere Vangelo, non favolette inventate come per attrarre l'attenzione. E sai, no? Devi essere degno e sobrio. Siamo sempre perseveranti, e questo è un punto un po' dolente. Dobbiamo rafforzarci. So che questo punto parlerà ad ognuno di noi. Noi dobbiamo essere, ripeti con me, perseveranti. Perché? Te lo dico io perché. Perché la gente che abbiamo parlato di Gesù, alla gente che abbiamo predicato del Vangelo, lo sai cosa sta aspettando? Sta guardando che tu cadi. Sta guardando i nostri falli. Sì, vabbè. Kudma ha detto che da quando va alla chiesa, è vero oppure no? Appena tu sbagli perché sei nella carne, sei debole, ecco, tu vai alla chiesa. Quindi è necessario, noi che predichiamo, essere sobri e degni, in una parola, perseveranti. Filippesi 1,27 dice: soltanto, dice Paolo, comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Tutto questo significa perseveranza. Siamo perseveranti perché la gente che ha avuto il cuore duro, quando noi abbiamo predicato il Vangelo e quel cuore era il terreno roccioso, no?
sta aspettando che tu cadi perché ti deve venire a puntare il dito. Ecco, lo sapevo io. Gesù, ma per favore. Potente. Ma chi c'ha la suoneria al cellulare? Per cortesia, abbassate le suonerie al cellulare. Potente. Potente significa che devi essere ripieno di Spirito Santo e di potenza. La predicazione deve essere seguita da segni e prodigi. Ne abbiamo già parlato di questo. In Atti 6, 8, 10 dice: ora Stefano, pieno di grazia e di... faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. E perché Stefano? E io? E chi era Stefano? E io? C'è differenza tra me e Stefano? Ancora sì. Ma voglio anch'io avere potenza e fare segni e prodigi fra il popolo. Perché io posso. Perché lo stesso padre di Stefano è lo stesso mio padre. Ma alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli di Cilicia e d'Asia, si misero a discutere con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Predichiamo con potenza, si può, si può. Arriverete un giorno a parlare del messaggio del Vangelo e vi troverete persone, come è accaduto anche ieri sera, così. Perché il messaggio funziona, non le tue chiacchiere. Il credente evangelizza perché è un operaio nel campo di Dio. Noi abbiamo affrontato in parte anche giovedì. Noi siamo amministratori, siamo operai, siamo collaboratori di Dio. Egli è, riferendosi al credente, tu sei un agricoltore, un seminatore, un pescatore, un servo. L'operaio semina, pianta, innaffia. Dopodiché rilassati, è Dio che fa crescere. Vogliamo leggere Prima Corinzi 3, 5, 8? Paolo dice: che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo del quale voi avete creduto. E lo sono nel modo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla. Dio fa crescere. Ora colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa. Ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Wow. Tu sei, dillo alla persona accanto a te, tu sei un agricoltore, un seminatore, un pescatore, un servo, per cui semina, pianta, innaffia. A far crescere ci penserà Dio. Amen. Il credente evangelizza perché è un ambasciatore. Wow! Un ambasciatore però convinto. Convinto è come parlavano gli apostoli. Il parlare sobrio, autorevole, che è diverso da autoritario. Attenzione a non confondere un linguaggio autorevole con un linguaggio autoritario. Sono due cose diverse. Un linguaggio condito con sale, con mansuetudine e con rispetto. Quando evangelizzi tu devi avere rispetto. Un linguaggio autorevole, ma devi avere rispetto. Non è importante l'eccellenza di parola o di sapienza. Quello che importa è sempre la parola di Dio. Infatti in Prima Corinzi 2, dall'1 al 5, sempre Paolo dice: e io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunciarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana. Guarda adesso cosa dice Paolo: ma in dimostrazione di spirito e potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Wow! La domanda che adesso vi faccio è: con quali armi il credente evangelizza?
Chi lo sa? Vuoi sapere con quali armi il credente deve evangelizzare? Lo vuoi sapere? Chi lo vuol sapere? Alzate la mano. Non mancare venerdì alle ore 19. L'ultima parte la faremo venerdì e parleremo con quali armi il credente evangelizza. Chiaro fin qua? Allora ripetiamo i motivi importanti, le motivazioni per il quale dobbiamo essere spinti a evangelizzare. Prima cosa, amore. Seconda cosa, vediamo la necessità degli altri. Terza cosa, tu sei credente, sei un testimone di Cristo, un testimone fedele, attendibile, perseverante e potente. Devi evangelizzare perché sei un operaio, sei tu l'operaio che Dio usa. Devi evangelizzare perché sei un ambasciatore, rappresenti il regno di Dio. Amen. Vogliamo metterci in piedi, pregare. Possiamo, sì. È possibile avere un po'. Grazie. E mi camminare. Se qualcuno vuole, meno male che non siamo in diretta, l'ho stoppato. No, pregate per il vostro pastore, che sta un po' squagliato ultimamente.